caso in provincia dell'Aquila e a raccontarci la scoperta, a condurci la scoperta dell'artigianato e di tutte le tipicità di questa zona sarà ancora una volta il nostro bravo Riccardo Barbieri. Il centro storico di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, è stato cancellato dalle esplosioni della Seconda Guerra Mondiale. Del paesino medievale è rimasto in piedi ben poco e c'è voluta tutta la proverbiale testardaggine abruzzese per tirar su un abitato tutto nuovo che tornasse ad onorare il legame dell'uomo con queste magnifiche montagne. La chiesa di Santa Maria Assunta è lì a vegliare la pace ritrovata tra le nevi. E di neve da queste parti non c'è penuria. Alberi e cespugli congelati dal freddo invernale, ma non completamente spogli delle loro ricchezze. Raffaele, giovane e talentuoso chef di Roccaraso, sa bene che anche sotto il manto bianco la natura ha tesori da elargire a chi li sappia cercare. Raggiunge il torrente Rasine, che fluisce limpido e gelido tra quieti gorgogli d'acqua e sassi. E qui, in mezzo alla neve, ecco individuato su dei rami il primo obiettivo. Sono delle bacche rosse. Si tratta di un cespuglio di rosa canina, una comunissima specie di rosa spontanea, una sorta di contadinella graziosa in mezzo alla corte di nobildonne coltivate nei roseti. Risalendo dal fiume, prosegue la ricerca, facendosi strada nell'aria fredda, fino a raggiungere una piccola vallata. Ed anche qui, ecco le perle rosse accese, pronte ad essere raccolte. Sfiorito, il cespuglio abbellisce il biancore invernale con le proprie esplosioni di rosso acceso, quello delle bacche mature, le sole che lo chef va raccogliendo. Ma lo chef oggi non si va accontentando della sola rosa canina. Ha in mente qualcosa di più elaborato, per cui necessita di un secondo dono di natura. Le bacche di prugnolo. È un piccolo pruno selvatico, dal portamento ad arbusto, che nei mesi invernali perde completamente le foglie, mostrando al mondo i frutti delle piccole bacche scure, di cui la fauna affamata dalla penuria invernale è molto golosa. Nemmeno il tempo di scaldarsi dalla passeggiata appena fatta e Raffaele già si mette al lavoro in cucina per preparare la confettura di rosa canina. Pulisce le bacche una ad una dal picciolo e le ripone in un pentolino, in compagnia di zucchero ed acqua fredda, gli inseparabili ingredienti d'ogni confettura casalinga. E via a cuocere a fuoco basso per tre quarti d'ora, tempo in cui l'acqua in eccesso sarà evaporata, le bucce si saranno sfaldate e tutto sarà ridotto ad una golosa purea zuccherina.
tempo ad occuparsi dei frutti di prugnolo per ricavarne una salsa, tanto semplice quanto rarissima. Il primo passo è mettere le bacche in infusione in acqua fredda, così che una volta sui fornelli rilascino sapori, aromi e sostanze nutrienti. Bastano pochi minuti perché il tutto avvenga. Dopodiché lo chef passa a separare l'infuso dagli scarti, che darebbero al tutto un sapore troppo aspro. La parte liquida ora dovrà sobbollire e ridursi piano piano, fino a diventare più densa. Mentre salse e confetture vanno sul fuoco, lo chef fa scottare in olio extravergine del carré d'agnello. Una passata su entrambi i lati e poi in teglia, ingentilito da qualche rametto profumato di timo. Il forno già attende per una cottura di 8 minuti a 160 gradi. Trascorso il tempo, lo chef si prepara ad impiattare, radunando gli ingredienti ormai pronti. Il piatto da portata diviene un letto di prelibata salsa di prugnolo, che accoglie il carré ben rosolato. La confettura di rosa canina impreziosisce il tutto, con sbuffi di sapore qua e là. Una passata lieve di sale grosso e croccante, il tocco di qualche chips di cipolla, ed ecco che Raffaele ha completato la sua splendida opera. Se le bacche di rosa canina amano il freddo e la neve, altrettanto non si può dire delle mucche, che ai primi rigori d'inverno riparano al calduccio della stalla. Andrea e suo padre Giancarlo fanno il possibile per accontentare le ospiti con un menù di tutto rispetto. Il fieno che distribuiscono altro non è che l'erba falciata nei campi, quando l'estate era ancora gloriosa e che di quei giorni di sole alto custodisce l'aroma e la ricchezza nutritiva. Il fieno stoccato da Giancarlo e Andrea deve essere davvero ottimo, a giudicare dalla sontuosa squisitezza del latte che gli animali donano ogni giorno in due mungiture, mattina e sera. Il latte raccolto fluisce in un'ampolla e da questa in un secchio. Il teatro che ospiterà la creazione dello yogurt alla maniera tradizionale, immutata da secoli. Terminate le operazioni in stalla, Andrea depone il secchio all'interno di un catino d'acqua bollente, un bagnomaria necessario ad elevare la temperatura del latte a 70 gradi. Il riscaldamento ha una doppia funzione. Da una parte effettua una specie di igienizzazione del liquido, dall'altra permette l'evaporazione di una parte d'acqua, rendendo il latte più denso. Toccato il picco di calore, il liquido deve ridiscendere a 45 gradi per ricevere l'aggiunta dello yogurt preparato il giorno prima e già ricco di fermenti e bacilli, in grado di contagiare il latte nuovo. La parola yogurt deriva dal turco e significa impastare. Nessuna sorpresa dunque che Andrea debba rompere il coagulo impastandolo prima di poterlo inserire nei vasetti,
dentro i quali la delizia sarà conservata al freddo. E nel freddo mi avventuro io adesso, prendendo la funivia che mi porterà fino al biancore delle piste da sci, vero fiore all'occhiello di Roccaraso. Un comprensorio di 110 km di piste innevate, il più imponente di tutta la catena appenninica. Si scia da più di 100 anni qui, dal lontano 1910, in cui si annunciò su questi pendii il primo convegno schiistico, come si usava dire allora. Solo sci. Per tanti che amano percorrere i monti in discesa, c'è anche chi ama risalirli e perlustrarne gli angoli in sella ad una motoslitta, scoprendo scorci da innamorarsi e distese di neve intoccate. Una neve che cova sotto la coltre i fiori che sbocceranno, come la pulsatilla, un'erbacea perenne della famiglia del ranuncolo. Un fiore che, per Roccaraso, ha un valore speciale, essendo divenuto con il tempo il simbolo del paese. Franco è un giovane orafo che ha fatto di quel gioiello di fiore un fiore gioiello. Oggi per me ripercorre i passi della creazione artistica. Si parte dalla fusione del metallo. La fiamma ossidrica, con i suoi 3000 gradi, scioglie l'oro fino a ridurlo allo stato liquido. Liquefatto viene versato in uno stampo, dove velocemente raffredderà per riconquistare una forma dalla quale cominciare. Ritornato solido ma malleabile, l'oro viene inserito in un laminatoio, un attrezzo da orafi, che tanto ricorda le vecchie macchine delle nonne, per tirar la pasta fatta in casa. E proprio come la pasta all'uovo, ad ogni passaggio, la lamina d'oro si fa più sottile ed allungata, obbedendo docile al desiderio dell'orafo. Ottenuto lo spessore desiderato, Franco mette mano alle pinzette per modellare il metallo fino a formare lo scheletro della creazione. Si tratta della forma a 6 petali che dovranno essere saldati usando di nuovo la fiamma ossidrica. È poi il momento della filigrana. Con l'aiuto di un paio di pinzette, Franco crea una spirale che inserisce all'interno dei petali.
Una volta che la corolla è fatta, rimane un nuovo passaggio con la fiamma ossidrica e poi l'inserimento del bottoncino centrale degli stami. Ed è davvero una competizione magnifica tra la meraviglia della natura e quella uscita dalle mani dell'uomo. La pulsatilla, però, non ha conquistato solo le botteghe degli orafi di Roccaraso. La sua forma si è introdotta anche nelle cucine delle pasticcerie, come quella di Claudio, che ha omaggiato il simbolo cittadino, inventandosi un dolce originale ispirato al fiore di questi monti. Burro e zucchero vanno amalgamandosi all'interno della planetaria, formando una crema, alla quale vengono aggiunte le uova. Qualche minuto di rimescolio ed ecco piovere il latte. Quindi lo yogurt freschissimo, appena fatto da Andrea. Qualche sorso di rum a dare spirito vivace all'impasto. E infine la farina, versata poco alla volta. A mano, Claudio gratta della scorza d'arancia e rimescola con vigore, completando la preparazione del morbido impasto proprio nel momento in cui suo figlio entra in laboratorio portando un composto di mandorle amalgamato con zafferano e granella di zucchero. Lo stampo del dolce, ovviamente, è a forma di pulsatilla ed accoglie la dolce colata. La pasta di mandorle viene sapientemente utilizzata per decorare le parti del fiore, aggiungendo sfumature di sapori. Una grandine di zucchero in grani e via in forno a 180 gradi per 55 minuti. Quel che è certo è che il fiore originale non può vantare un profumo delizioso come questo. È strano come il paesaggio invernale, pur col suo gelo, sappia scaldare il cuore, così come lo scaldano i ricordi di questa bella giornata. La caccia alle bacche invernali di Raffaele e la sua capacità di trasformarle in delizia ai fornelli. Il placido inverno di fieno delle mucche di Giancarlo e Andrea. E il dono dello yogurt all'antica. La straordinaria arte orafa di Franco nel dar vita a petali e stami. E l'istinto di Claudio per il dolce perfetto. Fiori della natura, fiori d'oro, fiori di zucchero, fiocchi di neve sbocciati come fiori. Arrivederci a presto, Roccaraso, fiore degli Appennini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Torniamo in studio.